Salve a tutti, benvenuti sul canale di MMAX001 e oggi, come avrete visto sia dal titolo che dalla copertina, andremo a parlare del Wow Stick 1P+. Però prima di incominciare io volevo consigliarvi di iscrivervi al canale di Instagram, Facebook e YouTube. Allora, in aggiunta io vi consiglio di iscrivervi anche su il canale Odyssey, comunque i link sono qua sotto in descrizione. Proprio perché in caso dovessero non monetizzarmi il video, un video, o eliminarmelo solo perché tra virgolette a qualcuno non piace come mi esprimo, cavolate varie, potete sempre trovarmi sul canale di Odyssey e iscrivervi tranquillamente, gratuitamente. Questo avvitatore è un avvitatore veramente ottimo, vi lascio comunque i link qua sotto in descrizione di Banggood e di Amazon. Veramente ha un costo bassissimo, siamo sui neanche 20 euro e all'interno troviamo l'avvitatore che è il, appunto il Wow Stick 1P+, e diciamo con il suo sacchettino portapunte esattamente 20, lo prendiamo, lo inseriamo, chiudiamo e ce l'abbiamo pronto da mettere in tasca e andare in giro tranquillamente senza problemi e con un prodotto veramente veramente ottimo, ed è perfetto per tutti i lavoretti in casa. Non è consigliabile per un uso professionale in quanto già va a sua piena potenza e non si può regolare la velocità di rotazione del Wow Stick, però per questo prezzo direi che è non ottimo di più da comprare. La cosa interessante è che non molti avvitatori automatici elettrici hanno è il fatto che quando io non tocco nessun tasto questo diventa un cacciavite normalissimo, cioè il motore si blocca e quindi io posso usare il Wow Stick tranquillamente come se fosse un cacciavite. Possiamo dire una cosa non bella di più del fatto che pesa pochissimo ed è ingombrante veramente quanto una penna. Infatti se proviamo a mettere in contrasto un lavitatore, questo qua, e comunque un pennarello o tranquillamente una penna, più o meno sono della stessa grandezza, quindi lo si può portare letteralmente dentro un astuccio, in tasca oppure nel taschino della camicia, e si può usare tranquillamente senza problemi. Peso è leggerissimo, fatto veramente veramente bene, ha una struttura esterna di alluminio e come ho detto prima ci sono due tasti. Se il click, diciamo il tasto davanti più vicino al motorino, è il pulsante per avvitare, e quello indietro, quello più lontano, ecco, è quello per svitare. Ecco, una cosa importante che non pensavo avesse, e l'ho testato io quasi di persona, è che ha 8 ore di lavoro. Cioè questo cosettino qui ha 8 ore di lavoro. Quindi per usarlo ogni tanto, per avvitare qualcosina, svitare, fare qualcosa che non abbia bisogno di tanta potenza e tanta forza per girare la vite, questo direi che è l'oggetto perfetto. Trovate comunque il link qua sotto in descrizione sia di Banggood, se volete pagarlo proprio uno sputo costa di più e altrimenti potete trovarlo tranquillamente su Amazon. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio tantissimo della visione. Se volete comprare questo prodotto tranquillamente ci sono i link qua sotto in descrizione. Se volete vedere i miei prodotti che di Amazon che ho comprato per esempio il mio computer, li trovate sempre qua sotto in descrizione, idem microfono e telecamera e anche i faretti. Mettete mi piace, iscrivetevi se non siete iscritti ed attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video che arriveranno. Vi ringrazio tantissimo anche per chi si è iscritto durante questo mese in cui non ho messo niente, e che vi posso dire, vi ringrazio e ci vediamo a un prossimo video. Ciao.